Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati. Allora, il video di oggi è un video chiacchiericcio perché risponderò alle domande che mi avete lasciato sotto, diciamo, il video in cui ho aperto, diciamo, questo ask. Quindi, come dire, libero sfogo alle vostre domande. E allora, oggi risponderò a tutte le domande che mi avete lasciato. Allora, mi prendo un attimino il computer così le vado a leggere. Allora, la prima domanda è quella di... Scusate un attimo perché non so qua... Ok... Vabbè, è apparsa una finestra, non capivo cos'era. Allora, la prima domanda è di Maria Teresa. Maria Teresa, un bacione, ti saluto, grazie per la domanda. Mi ha scritto: ciao cara, vorrei sapere di quale paese o città sei e del tuo trasferimento. Se sei sicula come me, mi pare di sì dall'accento. Grazie, un bacio. Allora, io sono appunto sì siciliana come te, sono della provincia di Messina e mi sono trasferita in Friuli per questioni sentimentali. La seconda domanda è di Sori Green Life Soraya, alla quale mando un grosso abbraccio e un bacio, ciao cara, e scrive: ciao, sono curiosa, se tu fossi costretta a scegliere solo 6 prodotti di bellezza da portare via in fretta per un viaggio inaspettato, quali sarebbero e perché? Allora, io devo dire che la domanda non me la sono preparata prima, anzi non mi sono preparata nessuna domanda, sto rispondendo insomma così in diretta e abbraccio. Allora, innanzitutto porterei, per quanto riguarda il make-up, sicuramente porterei il correttore, perché è fondamentale, soprattutto perché io ho delle occhiaie paurose, quindi correttore, perché già col correttore veramente potrei evitare di mettere fondotinta, blush, perché già lo sguardo è più fresco. Poi porterei sicuramente il mascara, perché correttore e mascara fanno sì veramente che l'occhio sia bello sveglio, aperto e non occorre altro. E poi il rossetto, assolutamente, perché come tante di voi avranno visto anche su Instagram, spesso capita che io non mi trucchi, soprattutto per andare al lavoro, però insomma mai senza il rossetto mi piace troppo e quindi porterei il rossetto. Invece gli altri 3 prodotti sicuramente sono dei prodotti di cui non posso fare a meno, relativi così al beauty, hair care, quindi sicuramente porterei o una mousse o una crema per la definizione dei ricci, quello assolutamente. E senza ombra di dubbio porterei l'acqua termale, perché per me è importante sia in estate che in inverno, e poi sicuramente una crema per il corpo, perché non so se questo viaggio inaspettato sarà in inverno o in estate, comunque per me la crema per il corpo è assolutamente importante, perché ho la pelle comunque tendenzialmente molto secca sia in inverno che in estate, soprattutto sulle gambe, i talloni, le braccia e così via, quindi la crema per il corpo. Poi la terza domanda, che poi è un po' così ironica, è quella di Lucia Kravis Girl, mua tesoro, un grossissimo bacio, che mi scrive: amorina, con tante A, la mia domanda è: ma quando ci vediamo? No, a parte gli scherzi, sai che ormai so quasi tutto di te, quindi lascio spazio alle altre ragazze, ma ne approfitto per mandarti un grosso bacio. Quando ci vediamo? Gioia, spero presto, spero di rivederci prima possibile, perché insomma ci siamo viste la prima volta l'anno scorso a giugno, forse fine giugno, quindi sarebbe molto bello insomma rivedersi presto, me lo auguro. Altra domanda lasciata da 2 ragazze dolcissime che mi seguono tantissimo, sono sempre presenti sul canale, e sono Fari ed Eli. Fari ed Eli, adesso non so come si pronuncia esattamente, e loro mi scrivono: ciao tesoro, quanto ti manca la Sicilia? Ti piacerebbe ritornarci a vivere? Bacio, Fari ed Eli. Mua, un bacione tesorine grandissimissimo anche a voi. Allora, quanto mi manca la Sicilia? Mi manca moltissimo, principalmente adesso so che mia mamma sta ascoltando questa risposta, perché lei sta facendo il cruciverba dietro di me, e quindi ora penserà, vediamo che cosa dice. Allora, la Sicilia mi manca, certo, perché tant'è che quando ritorniamo giù in Sicilia, no?
E quando attraversiamo lo stretto c'è proprio questo sentimento di appartenenza, no? Alla terra, quello c'è, quello rimane. Diciamo che ci tornerei per poter rivivere un po' l'ambiente familiare, la famiglia, i cugini, gli zii, quello sicuramente, però non ci ritornerei per tanti altri motivi, perché comunque la Sicilia è una terra un po' lasciata a se stessa, che non offre tantissimo, quindi se ci sono figli, se ci sono bambini, comunque non è, è una terra bellissima, ma ahimè, a un certo punto poi tutti devono scappare perché purtroppo non offre grandi opportunità, intendo lavorativamente parlando, perché poi per il resto è una terra bellissima, bella per la storia, bella per, paesaggisticamente, per il mare, per il cielo, per il sole, i profumi, la cucina, è tutto. E queste sono tutte cose che mi mancano. Poi, Daniela Makeup, Dani, mua, un bacione grandissimo anche a te, tra l'altro è una mia conterranea. Ciao Carmen, la mia domanda è: qual è il rapporto che hai con il tuo corpo? Cosa ti piace e non del tuo aspetto fisico? Bacioni grossi. Allora, questa è una domanda molto bella perché apre diversi spunti. Allora, io devo dire la verità, non per presunzione, ma per ormai raggiunta consapevolezza e accettazione del proprio corpo, della propria persona, devo dire che del mio corpo mi piace tutto. Cosa non mi piace? Non mi piace il fatto di avere i capelli bianchi e quindi di dover fare la tinta troppo spesso. È una cosa che mi dà fastidio perché sono una persona molto pigra, che non ama, contrariamente a tante altre donne, probabilmente andare dal parrucchiere per la tinta, perché devo stare ferma lì 25 minuti, mezz'ora, mi rompo un po', e perché la tinta diventa poi una forma di dipendenza, di schiavitù, perché quando cominciano a spuntare i capelli bianchi bisogna farla. E poi una cosa che non mi piace, ma che così, cioè non mi crea dei complessi, è che tendo a mettere chili sui fianchi come gran parte delle donne mediterranee. Però bando alle ciance, insomma, mi accetto così come sono, mi piaccio abbastanza, sono abbastanza serena. Poi, Edith 81, mua, un bacione anche a te, carissima. La mia domanda sui profumi. Anzi, sul profumo della tua vita. Ecco, se dovessi sceglierne uno di tutti quelli che hai usato nella tua vita, quale sceglieresti e perché? Baci. Allora, io senza ombra di dubbio sceglierei un profumo che è stato quel profumo che ha rappresentato l'esplosione della mia adolescenza, cioè quando ho cominciato a sentirmi donna, perché fino a un certo punto, fino ai forse 13 anni, 14 anni, ero un po' un maschiaccio, quindi non pensavo al trucco, non pensavo, non so, alle minigonne e tutto il resto. Poi c'è stato, come dire, un cambiamento repentino e questo è stato il primo profumo che io ho usato ed era un profumo che mi faceva sentire già donna ed è appunto il Samsara o Samsara di Guerlain. Ora, sono anni che non vado a vedere se ancora viene prodotto questo profumo, se è in vendita. Credo di no, nel senso che non l'ho più visto, magari esiste e lo si trova ancora nelle profumerie vintage, non lo so. Però è stato un profumo che ricordo molto, con molto piacere, se chiudo gli occhi, cioè lo sento proprio. E quindi sì, Samsara di Guerlain. Poi, Mary Garagliano, chissà chi è questa Mary Garagliano, mi scrive: ciao stupenda, io volevo chiederti se mi dai qualche consiglio su una crema notte e poi se ti manco. Ciao mon amour, allora è mia cugina, le mando un grosso bacio, certo che mi manchi, assolutamente sì. E una crema notte, una crema notte, è difficile consigliare le creme perché poi ognuno ha le proprie esigenze, diciamo, io uso una crema notte dei Provenzali della linea Bio, quindi vai a vedere se la trovi ed è la crema nutriente da notte. Io mi trovo molto bene, mi piace soprattutto perché è inodore e quindi la notte è importante che le creme non siano troppo profumate perché di sera comunque mi danno fastidio. Poi la prossima domanda è di 08 Fatra, alla quale mando un grosso bacio, mi chiede: ciao cara, ne ho due di domande.
qual è il tuo colore preferito e poi qual è l'oggetto di make-up a cui non rinunceresti mai, grazie. Non so se lei come oggetto intende un accessorio, quindi pennelli e così via, o un prodotto make-up. Io risponderò riguardo il prodotto make-up. Allora, il mio colore preferito, secondo me, chi mi segue da tanto tempo sta facendo una ola dicendo è il fucsia, perché il mio colore preferito è in assoluto il fucsia. Devo dire che, ritornando un po' alla domanda di poco fa sul profumo, quando ero ragazza, i colori chiari proprio non esistevano, il fucsia era troppo da femmina, il rosa idem, quindi sempre tutto nero, poi invece con la maturità ho cominciato ad apprezzare i colori e il fucsia è il mio colore preferito, mentre per quanto riguarda il prodotto make up a cui non rinuncerei è assolutamente il rossetto. Poi, prossima domanda, così Chris, un bacione e grazie. Ciao, mi piacerebbe sapere di che razza sono i tuoi cani e possibilmente di vederli meglio. Si vedono spesso dei pelosi neri sul divano, ma non si distingue il musetto e siccome amo i cani, sono curiosa di vederli. Grazie, ciao. Allora, i miei cani, adesso non so se vengono, però ti dico che oggi ho deciso di girare altri video, girerò un video dedicato a loro, cioè li farò vedere, saranno qui davanti alla videocamera, quindi così ve li mostrerò. I miei cani sono dei barboncini, diciamo il loro nome è Barbone Nano, sono dei barboni nani neri comunemente detti barboncini. Vieni Milady, Milady, vieni. Allora lei è Milady, poi comunque quando farò il video ve li farò vedere bene. E il gelosone che arriva qui subito di corsa è Coffee, amore mio. Poi, guardatelo. Sì amore, si confonde con i miei capelli, dai fammi fare il video, dai dopo arrivi tu. Allora, poi c'è Angela Calia o Calia, non saprei, un bacione anche a te, mi chiede, ciao, io vorrei chiederti, tu da siciliana ti sei trasferita in un altro paese, dov'è e qual è stato il motivo del tuo trasferimento, ma soprattutto se ti piace dove vivi. Grazie, un bacione, sei molto simpatica, mi piacciono molto i tuoi video, grazie mille, tu sei gentilissima. Allora, io mi sono trasferita in Friuli e diciamo il motivo del mio trasferimento appunto è perché mio marito, allora ancora non marito, viveva e lavorava qui. Quindi per poter vivere la nostra storia come due persone innamorate e comuni dovevamo comunque vivere insieme nello stesso posto e quindi mi sono trasferita qui per amore. Mi piace dove vivi? Devo dire sì, perché il posto in cui vivo, il paese in cui vivo è una realtà ancora molto piccola, pulita, tranquilla. Si vive veramente molto bene, in tranquillità, in serenità, quindi devo dire sì, mi piace molto. Ovviamente, diciamo, all'inizio è stata un po' dura adattarsi al clima, che era completamente diverso, perché io precedentemente stavo a Roma, quindi sono stata a Roma per 5 anni, quindi con un clima che è pressoché meridionale. Quindi il trasferirsi qui è stato anche un doversi adattare anche alle differenze climatiche, però il clima è cambiato tantissimo anche qui, non c'è quel freddo che ci si aspetta. Poi, prossima domanda è di Lion Pandemonium, dolcissima, che saluto e che ringrazio, e alla quale mando un grosso bacio, mi dice «Ciao tesoro, felicissima che tu abbia deciso di girare questo video. Volevo chiederti un po' di cose con la risatina». Hai avuto fin da adolescente la passione per il make-up? Direi proprio di no, nel senso che, come ho detto poco fa, l'ho scoperto dai 14 anni in poi e ho cominciato con un amore folle per i rossetti, in particolare per i rossetti rossi. Cosa ne pensi dei video ASMR che mi piacciono da morire? Mi piacciono tantissimo, li seguo veramente tanto. La, diciamo, la, come si dice, la ragazza che seguo in particolar modo, meglio, sono due, faccio un po' di pubblicità, non ne hanno bisogno perché hanno dei canali enormi, però mi piacciono, quindi mi sento di consigliarli. Sono Chiara ASMR, è bravissima, la saluto, lei non mi conosce nemmeno, però
Mi piace moltissimo, è fantastica e per quanto riguarda il tapping è top, è la prima in assoluto. E poi mi piace moltissimo Eric Chioba, che da poco ha, come dire, intrapreso questo percorso. La cosa che mi piace è che nei video di Eric Chioba si vede proprio la volontà e la passione nel voler affrontare questo nuovo percorso e mi piace moltissimo. Ti piacerebbe realizzarne uno? Allora, io in realtà avevo provato a fare la lettura delle fiabe in ASMR, però secondo me ci vuole proprio l'ambientazione giusta, l'attrezzatura giusta, cioè improvvisarsi a far video ASMR con i suoni che vengono da fuori, la signora che urla per strada, i cani che abbaiano, è impossibile. E a casa mia questo veramente non si può fare perché, come avete visto, i cani, cioè, all'improvviso decidono di abbaiare, diventa un po' complicato, ma mi piacerebbe molto. E poi, dulcis in fundo, qual è in assoluto la tua palette preferita? Quella che se dovessi per qualche ragione buttarle tutte e terresti? Sono sempre più orgogliosa di te e del tuo percorso sul tubo. Un abbraccio grande, che dire, grazie, grazie, troppo buona. E allora, se dovessi sceglierne, è veramente dura, però credo che sceglierei la Naked 1. La Naked 1 per una questione anche di affetto, perché è la mia prima palette, come dire, costosa, di un certo peso, di un certo tipo che ho acquistato e di una certa importanza. E quindi credo che rinuncerei a tutte tranne che a lei, che poi, tra l'altro, tra tutte le Naked che sono uscite, la 1 secondo me è la migliore in assoluto, con le più belle colorazioni, poi un'ottima qualità degli ombretti, quindi sicuramente quella. Ricette e risate in pochi minuti, le due pazze della cucina, detta in un'accezione positiva, pazze nel senso che sono fuori di testa, simpaticissime e alle quali mando un grosso bacio. Ciao carissima, ti chiedo qual è il tuo piatto preferito? Hai mai messo il sale al posto dello zucchero? Io sì. Allora, devo dire che anch'io ho messo il sale al posto dello zucchero, ho messo la cannella al posto del pepe nero, precisamente nella pasta con i broccoli, e me la sono mangiata in quel modo. E il mio piatto preferito, ne dico due. Uno è la pizza, in assoluto. E il secondo è la vellutata di zucca, che è una cosa per cui vado proprio pazza, 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 mi piace tantissimo. Prossima domanda è quella di Sara Magic 15. Un bacione anche a te, Sara, dolcissima, come sempre. Ciao, la mia domanda: i tuoi amici o parenti cosa pensano del tuo canale e dei tuoi video? Allora, i miei amici, quei pochi che lo sanno, perché io non lo dico a tutti, ma non per una questione di, ma perché, cioè, non ci penso a dirlo. Alcuni lo hanno scoperto, ad alcuni l'ho detto io. Sono tutti molto contenti. All'inizio si fanno quattro risate e dicono: "Ah, Madonna, ma non ci posso credere che hai questa passione per il make-up". Insomma, strano che non se ne siano resi conto, perché comunque, insomma, sono una che si trucca, che compra spesso make-up, comunque. E per quanto riguarda i parenti, le mie cugine contentissime, mi seguono, mi chiedono consigli, mio fratello è rimasto scioccato, mia cognata, che saluto Giulì, ciao, perché lei mi segue sempre, è super felice, super contenta. Mia mamma e mio papà all'inizio erano un po' scettici perché per loro il mondo del web, internet, oddio, che cos'è, ti vedono, in quanti ti vedono, dove ti vedono? Invece adesso tranquilli, insomma, hanno capito che è una passione, non è niente di pericoloso. E in ultimo Sere Channel. Ciao Sere, un bacione anche a te che mi segui sempre. Ciao, bel video. Brava. Domanda: in che negozio vai sempre a comprare e ti trovi bene? Non sono brava a spiegarmi, no? Beh, ti sei spiegato abbastanza bene. Mi chiedevo, faresti un video in collaborazione con me? Allora, intanto l'abbiamo già fatto, se ti ricordi. Abbiamo fatto, se non erro, il Summer Tag, perché io, insomma, mi ricordo tutto. E perché no, magari più avanti. Per il momento, insomma, come avrai capito, giro pochissimi video perché sono straimpegnata, non riuscirei, come dire, a essere puntuale e a rispettare quelli che sono magari gli accordi per una collaborazione. Quindi magari più avanti, perché no? E in che negozio mi piace andare a comprare, dove mi trovo bene? Mi piacciono
i vari tulipano, sirene blu, Ticotà, Acquestapone, ecco, questi sono i negozi in cui mi piace tantissimo andare a fare acquisti. Allora, queste erano le domande che mi avete lasciato sotto il video sul canale. Adesso rispondo alle domande delle ragazze di Instagram che mi hanno lasciato le loro domande anche lì. Allora, Vaniacro o Vaniacro, io non so come si pronunciano, scusatemi tantissimo. Un bacione tesorina grandissimo anche a te. Mi chiede, mi scrive, sì al video ask. La domanda: come vi siete conosciuti tu e Manu? Spero di non essere indiscreta. No, non sei indiscreta, è una cosa che si può dire tranquillamente. Ci siamo conosciuti a Roma in una pizzeria perché io vivevo lì e Manu si trovava casualmente lì per lavoro. E avendo riconosciuto un accento familiare, perché comunque lui è originario del mio stesso paese, e insomma, ha cominciato, ha attaccato un bottone con questa scusa qui, per intenderci. Poi la prossima domanda è di Angie594, Angela dolcissima, un bacione grande anche a te. E mi scrive: stai molto bene tesoro, perché io avevo postato una fotografia vecchia con lo chatouche. Qual è il tuo piatto preferito? E quello che invece detesti? Un bacio gioia. Allora, ho già risposto a questa domanda riguardo il piatto preferito. E quello che detesto è la trippa, cioè una cosa che proprio non mi piace l'odore, non la cucino, proprio non mi piace. Poi l'ho anche assaggiata, quindi non mi si può dire, ma l'hai mangiata? L'hai provata? Non mi piace, non ce n'è proprio, non mi piace affatto. Poi, Rosarita Rosa, bellissima, un bacione anche a te, grazie per la domanda, mi scrive: bella l'idea dell'ask, così possiamo conoscerti meglio. Come vi siete conosciuti tu e tuo marito? Ho appena risposto. Un abbraccio e un bacione grosso. Quindi, insomma, avrai ascoltato già la risposta che ho dato e vado avanti. Allora, Miss Lipstick, Laura, un bacione anche a te tesoro. Mi scrive: bella idea. Allora ti chiedo, quando è iniziata la tua passione per il make-up? C'è sempre stata o è una cosa recente? È il prodotto per il quale vai pazza? Diciamo che anche a questa domanda ho pressoché quasi risposto. La mia passione per il make-up è iniziata dopo i 14-15 anni. Ho cominciato con il rossetto, poi ho acquistato, non ricordo male, una matita nera. E quindi andavo proprio di matita nera, eyeliner e rossetto rosso, bella pesante. E poi, forse verso i 20 anni, così ho cominciato ad avvicinarmi più concretamente al mondo del make-up. E il prodotto per il quale vado pazza, tu lo sai perfettamente, è il rossetto. Elena Balzo, dolcissima Elena, un bacione grande anche a te e grazie perché sei una persona dolcissima. Mi scrive: domande, cosa ti fa paura? Hai dei rimpianti ripensando alla tua vita o alle scelte che hai fatto? Allora, cosa mi fa paura? Sarà una cosa banale, perché è una paura di tutti, a me fa paura la morte. Ma fondamentalmente non mi fa paura la mia morte, ma mi fa paura la morte delle persone a cui voglio bene. Cioè, divento pazza all'idea, della morte delle persone a cui voglio bene. Ecco, è questa la cosa che temo di più. Non la mia, forse è un discorso un po' egoistico, nel senso che ho paura forse di affrontare quel dolore, quella sofferenza, però è questa la mia paura peggiore. E poi se ho rimpianti ripensando alla tua vita o alle scelte che hai fatto. In realtà proprio dei rimpianti no, perché quando si hanno dei rimpianti belli forti, insomma, non si vive molto bene, si vive sempre con l'angoscia di avrei potuto, avrei dovuto e così via. Però sicuramente se rinascessi, terminerei gli studi universitari, cosa che non ho fatto, e molto probabilmente mi piacerebbe intraprendere la vita militare. È una cosa che mi piacerebbe molto, quello sicuramente. Però ecco, sono dei rimpianti, se così li possiamo chiamare, con cui convivo abbastanza bene. Poi credo di aver finito. Sì, ragazze, le domande sono finite. Tra l'altro è venuto un video molto molto lungo.
Però insomma, spero di essere stata, come dire, di vostro gradimento, di aver risposto nel modo più esaustivo possibile. E, tra l'altro, spero anche che vi abbia tenuto compagnia questo lunghissimo video. Oggi ho deciso di registrarne degli altri e quindi forse vedrete più di un video truccata, make-upata così e vestita così. E quindi niente, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando tanti tanti baci. Ciao, ciao, ciao!